la navigazione astronomica, no. No. No, la navigazione per fare un punto nave con le stelle. Il punto nave con le stelle si può fare in tre momenti della giornata: al crepuscolo mattinale, al crepuscolo serale e diciamo quando il sole è sullo zenith, perché di fatto serve la visibilità dell'orizzonte e la sera, il crepuscolo mattinale e serale è la volta, quindi l'unico momento è quello, cioè quella luce, diciamo, fioca che fa vedere l'orizzonte e si vedono anche le stelle. Quindi di fatti quando osservano, osservano dopo il tramonto, che l'estate arriva un po' verso 9:30, e la mattina alle 5, alle 4, quindi di fatto loro devono osservare, poi c'è il tempo per fare i calcoli, sono che ovviamente non gli viene dato alcun ausilio di calcolatori, quindi ci vuole un'oretta, e quindi diciamo che non dormono tanto, perché poi devono fare anche le guardie, quindi io non lo non si ricorda di dare stucci. Questi due quadri erano nella medesima posizione a bordo di quale nave? Cristoforo Robo, c'era la quindi questi sono gli unici che si sono salvati. È stata, no? Sì, perché insomma si è cercato di alleggerire la nave prima di darla, anche perché c'era il dubbio che non potessero essere apprezzate, quindi avete fatto benissimo. Teniamo noi una certezza.